All'età per giocare ancora, fa il direttore sportivo dell'Ischia e Salvatore Basile. Classe 83, hai giocato, lo ricordo io, con la Scafatese in C2 per un paio d'anni, poi Pergo Crema C1, Martina Franca in Serie D, Casertana, poi una frattura al perone ha interrotto la tua carriera. Era il 2012-2013, tu sei del 1983, più giovane di Mennella, più giovane di Schetter. Avresti potuto dare il tuo contributo anche a quest'Ischia, anche se è un'Ischia che fa l'età media poi. Questa è un'Ischia che fa l'età media, sì, come tante altre squadre di questo girone, di questa Lega Pro nuova versione 2014-2015. Salvatore, carriera da calciatore fermata forse non nel momento di massima crescita, però nel momento della maturità. Un rammarico, certamente un infortunio che è stato più voluto dal caso che da un incidente di gioco. Sì, purtroppo, voglio dire, la vita è questa, quando si fa un determinato tipo di lavoro si sa che si va incontro a dei rischi. Purtroppo è andata così, o per fortuna, non lo so, secondo me per fortuna, perché mi ha dato l'opportunità di iniziare prima a fare quello che avrei voluto fare da grande, quindi ho cercato di vederla come un'opportunità e quindi eccoci qua, Enrico. Eccoci qua, è iniziato a Viareggio, insieme sempre a Melis, Roselli e mister Agenore Maurizi. Eravate lì ad inizio anno. Che aveva un presidente che aveva avuto dei grandi e gravi problemi di salute e quindi si era un pochettino trascinata una situazione particolare, però è una società che negli ultimi anni aveva fatto sempre la Lega Pro anche con dei discreti risultati, valorizzando dei giovani. Mi era stata data questa opportunità, avevo creato, penso di poter dire, una struttura tecnica importante. Il rammarico all'inizio, inizialmente, ti parlo, c'era stato perché eravamo già in ritiro. Avevo costruito insieme alla società e allo staff, avevamo costruito la squadra, eravamo in ritiro da 6 giorni ed è venuta meno la fiducia, quindi anche quello è stato magari un segno del destino. Adesso siamo qua e siamo. Quando siete arrivati, quando la stampa ha comunicato il vostro arrivo e soprattutto la società, è sembrato quasi una sorpresa perché un gruppo che giunge senza aver precedentemente dato alcun segnale. Come, quando siete stati contattati dalla società? Secondo me poco prima di Lupa Roma Ischia già Poco c'era un segnale. prima, sì, ho avuto modo di parlare con l'amministratore Di Bello e siamo venuti al dunque, mi ha spiegato un po' tutta la situazione, io gli ho chiesto determinate cose, e lui ci siamo fatti una lunga chiacchierata e abbiamo deciso insieme che era una strada da condividere.